ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Buonasera, buongiorno, ciao, buonasera. Amici. Oh, ieri sera abbiamo fatto il seratore, ci siamo divertiti là, tutti mostri, tutti vestiti da strega. La Paola ha detto io non c'è bisogno no, che mi cambi. No, infatti ero già pronta, però le nostre zucche, insomma, dolcetto scherzetto, ne abbiamo fatte di tutti. Una cosa bella. Con chi partiamo oggi, Paola? Con Laura e Cristian Riccardi, la grande famiglia Riccardi con Inima Mea. E vai. I ritornelli alla grande proseguono con l'amica, questa carissima amica, questa bravissima cantante dal Piemonte con la sua bella orchestra prodotta dalle Edizioni Bagutti che ci fanno ascoltare Vento di pace e mix, Lella Blu. Vai Lella! Tramonto con luce negli occhi.
cuore profondo. E adesso andiamo a intervistare l'artista di oggi. Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Il Mulino del Po con noi. Con non lo facciamo. No, va bene, tanto lo sappiamo. Con ieri abbiamo sentito, abbiamo ascoltato, abbiamo visto questi ragazzi quanto bravi sono, anche così è improvvisato, perché dice, sai quanti giorni di prove avranno fatto prima? No. No. Niente, al momento inventata così, pum pum, sì, così, sì. Queste sono le cose belle. Sono appunto il Mulino del Po, Irene, Valentina e Niki, questi ragazzi che sono i frontman dell'orchestra Mulino del Po. L'orchestra Mulino del Po è comunque formata da quanti elementi in totale? Nove elementi. Sono sei musicisti, tre cantanti. Giro d'Italia, in tutta Italia, con grandi successi, prevalentemente però magari è bello Veneto, vedere la gente quando giriamo, vedere la gente che canta le nostre canzoni, è soprattutto vero, anche quelle proprio storiche. Quelle storiche. È vero, è vero. Infatti ho visto che in questo album che è uscito adesso ci sono anche delle belle fantasie dove è raccolto magari alcune canzoni che sono molto importanti. Sì, se mi permetti di dire due parole su questo album, proprio per festeggiare il 50esimo insieme alle edizioni Novalis, abbiamo deciso di fare una grande raccolta, una sorta del Mulino del Po Gold, una cosa un po', una grande raccolta dei grandi successi storici del Mulino, greatest hits, esatto, dei grandi successi del Mulino, e abbiamo messo dentro quattro brani nuovi. Il Digipack è costituito da un CD con 16 brani e un CD con 16 video, e un DVD, pardon, con 16 video che non sono gli stessi. Infatti leggevo i titoli, sono diversi, perché qui vediamo. Abbiamo anche preso alcuni video del CD precedente che erano piaciuti molto. È vero, e abbiamo inserito i video qui. Ne conosciamo alcuni che sono veramente simpatici. Soprattutto la mozzarella blu che mangiamo, volevo dire, ascoltiamo spesso. Io mangerei anche quella. Anche la mozzarella è stata una gran sorpresa. C'era per esempio una che mi piaceva tantissimo, una polka country che facevate anni addietro. Sì, la polka del Far West, c'è il video anche di quella. Sì, la vedo. Traccia 14 per gli amici che lo comprano. Ci vedi ancora bene Belloni. Grazie, però, eh? Scusa, Sai perché dice così? Perché è invidioso, perché lui tutte le volte. Allora, Niki, come si svolgono le serate del Mulino del Po in genere? Cioè, cosa succede? È prevalentemente impostato nel liscio oppure spaziate, no, come quasi tutto. Tutti? Di tutto. Noi facciamo tutto, da molti anni già te ne parlammo, abbiamo abolito la pausa e facciamo uno spettacolo concentrato che è di 2 ore e mezzo, massimo 3 ore, live. Perché noi vogliamo puntare su questo e lavorare così, quindi cantiamo e suoniamo tutta sera. E c'è all'interno di queste 2 ore e mezza di spettacolo c'è un rispolvero di quelli che sono i successi storici del Mulino, che non possono mancare, perché vengono sotto il palco e ti chiedono carezze sotto le lenzuola, 40 e passa, chiaro, 5 chiaro. Baci, cioè quelli devo sono dire cose che carezze è stato un grande successo, lo presentiamo adesso come della straordinaria, devo dire, interpretazione dell'orchestra Bagutti, sì. Ma è un successo del Mulino del Po, e quindi che viene la prima stesura 1978 e il primo vinile fine dell'81, primi dell'82. Bellissimo, alla grande. Ho dimenticato a casa i vinili. Avevo detto li prendo su tutti da mettere qui davanti. Vabbè, dai. Però torniamo. Intanto la prossima volta devi tornare. Dovete tornare, se no. Anche perché ci troviamo, tra l'altro, al ristorante Adams di Alto Pascio, dove si mangia veramente alla grande. No, ma questi ragazzi non amano la buona tavola. No, infatti, le nostre amicizie con il Mulino del Po sono nate durante alcune convention, alcune, diciamo, galate, orchestre e cose del genere, ma anche molto. A tavola. Fantasia di Polke, cosa comprende questa fantasia? E questa è una raccolta appunto di cinque polke. A partire proprio dagli anni 70, dalla metà degli anni 70,
cinque polche che hanno fatto molto successo, abbiamo creato una fantasia e in cinque minuti, nella durata di una canzone, siamo riusciti ad inserirle tutte. E sono alcuni successi proprio ancora dei tempi di Benny Vivetta. Ah, quindi delle prime Eh, si parla proprio della metà degli anni 70. Bellissimo, allora andiamo ad ascoltare il Mulino del Po, fantasia di Polche, per tutti voi al ritornello. Buon ballo allora. Eh sì. Ma se mi viene un colpo di fortuna, mi costruirò la casa sulla luna. Se faccio un 13, se vinco un turno all'otto, fo il signorotto e non lavoro più. Ma se mi viene un colpo di fortuna, parola mia, vivrò come un pascià. Mi spendo tutto e non avrò paura di regalarne un po' chi non ce n'ha. Via di corsa fuori dalla città, facciamo il footing, e poi fermiamoci in un campo di viole, e ritrovando il gusto dell'amore, facciamo il footing, andiamo ad ascoltare Amina. Ascoltiamola. Andiamo ad ascoltare Amina, questa brava cantante, bella questo interpretazione, grande artista che viene da, da Firenze. E allora l'ascoltiamo. Devo dire che Amina sta facendo, forse anche grazie a noi, tantissime serate, richiestissima con la sua orchestra. Non solo per il fado. Non solo per il fado. Del quale è specialista, ma anche per musica da ballo. Poi la intervisteremo nei prossimi giorni. Sì. Ma intanto con cosa andiamo? Amina con? Adoro. E vai. Que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras, yo te adoro, vida mía. Cuando suspiras, los adoro, vida mía.
andiamo a vedere che cosa combinano questi ragazzi. Non sono richiestissimi in tutta Italia. Il viaggio con Cristiano Chesi. Salvatore, dove andiamo oggi? Questo viaggio dove lo facciamo? Oggi mi devi portare per favore all'acquario di Genova, che ci tengo molto. All'acquario di Genova, sì, addirittura? Perché? Sì. Perché devo andare a vedere i pesci. Devo andare a vedere i pesci perché mi piacciono tanto. E sai? Da quando qua tu sei appassionato di pesci? Non lo sapevo. Guarda, appassionatissimo. Per esempio, il pesce gatto. Il pesce gatto è un pesce fantastico. Ah, sì, e perché fai il pesce gatto? Che devi fare? Il pesce gatto, devo andare lì, gli devo portare un po' di croccantini. Almeno si nutre il pesce gatto. Scusa, pesce gatto, croccantini, dai, mi piace. Cosa gli vuoi portare? Mangiare per i topi al pesce gatto? Non l'ho capito. Ma senti, poi qualche altro pesce ci piace, dovrebbe essere. Il pesce palla, è fantastico, è di un'utilità incredibile. Utilità, a che serve il pesce palla? Scusa. Per esempio, ci sono due squadre che devono giocare e senza il pesce palla come fanno? È vero, è vero. Perché i pesci giocano a calcio, notoriamente. Pallone, pesce palla, pallone. Senti, un altro pesce invece ti piace? Uno dei miei preferiti è il rombo. Il rombo. Perché è preferito? Perché il rombo mi ha insegnato anche a disegnare. Attraverso il rombo ho imparato a fare anche il trapezio, certo. Triangolo, perché sai, era un po' scarso in gioco. Uno va a pescheria prima di andare a scuola, dice, mi dà un rombo, almeno oggi c'ho il compito di giocare. Va, andiamo a Genova, Luciano si va a Genova. I soldi da mezz'ora sono da me. Te lo do io. Si va a Genova, vai. Grazie, arrivederci. Ricordi di ritornelli, come ormai da 5 settimane facciamo queste dediche, sì. Voi continuate a mandare le mail e vediamo un po' chi ci scrive oggi. Oggi ci scrive Silvano da San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo. Salve a tutti, ho tanta nostalgia dei gruppi degli anni 60 e della loro musica. Avete qualche canzone dei Profeti? Vi lascio la scelta, per me sono tutte belle, grazie a voi. Grazie a te Silvano, la canzone che è stata scelta è Ho difeso il mio amore in una versione di Titti Bianchi. La canzone è datata 68 e in quest'anno i Profeti resero omaggio ai Moody Blues con una cover di Nights in White Satin dal titolo Ho difeso il mio amore, incisa anche dai Nomadi e dai Beatnik. Nights in the White Satin del gruppo inglese The Moody Blues, uscita nel 67, non raggiunse subito la popolarità, ciò a causa della notevole lunghezza del brano, pensate ben 7 minuti e 37 secondi. La seconda versione, che presentava numerose parti tagliate, fu ridotta, meno male, a 4 minuti e 26 e nel 1972 diventò disco d'oro con 1 milione di copie vendute. Bene, per te Silvano arriva Titti Bianchi con la sua versione di Ho difeso il mio amore. Non ho visto più il sole.
credimi, ti puoi fidare, fidati. Tra l'altro si parlava proprio in questi giorni sì, dell'amico Gianni Drudi. Questa canzone l'ho scritta io insieme all'amico Gianni Drudi e la dedico a tutti voi. Tra l'altro registrato queste registrazioni, sì, queste riprese sono state fatte durante la nostra crociera in Grecia, che abbiamo fatto a maggio scorso. Sì. Quindi preparatevi che ne stiamo preparando un'altra, ma in ogni caso puoi fidarti di me. Ho chiuso i conti col passato e mi rimetto ancora in gioco, perché la vita mi ha insegnato a non mischiare l'acqua al fuoco. Per ogni dubbio e ogni certezza non ho mai fatto penitenza, ho condiviso la sostanza a scanso della mia incoscienza. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me. Ho chiuso i conti col passato e mi rimetto ancora in gioco, perché l'amore mi ha insegnato e qualche cosa l'ho imparato. I sogni son come le stelle, molto lontani e luminosi, quando li provi sulla pelle ti accorgi che sono noiosi. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare perché, perché, perché quel che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia, travolgerti con me. Ma sono pronto a rinnegare quello che ho fatto per volare, tutti gli sforzi e passioni in cambio delle mie illusioni. Puoi fidarti di me, di me, di me, ma non barare perché, perché, perché che resta nel mio cuore voglio regalarlo a te. Puoi fidarti di me, di me, di me, ad occhi chiusi perché, perché, perché io so combattere la noia e ritrovare poi la gioia e travolgerti con me, e travolgerti con me. Puoi fidarti di me. Vi salutiamo, ciao, vi salutiamo, ciao a tutti, mi raccomando, andiamo all'Albert. All'Albert, andiamo, eh? All'Albert. Il 2 di novembre saremo per voi all'Albert, quindi amici di Fino Mornasco, ma non solo, vi aspettiamo là. Ok. Ciao. Vai. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni,